Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video make-up. Ragazzi, non so da quanto tempo è che non pubblico un video make-up, sono troppo contenta, sono super contenta, aspettavo questo momento con ansia. Oggi, come promesso, ragazzi, andremo a testare insieme tutti questi bellissimi trucchi di SheGlam. Ragazzi, questa settimana ho caricato l'haul di questi trucchi di SheGlam e appunto avevo promesso che li saremmo andati a provare insieme per vedere un po' come funzionano, se funzionano, perché già come vi dicevo ho avuto brutte esperienze appunto in passato con questa marca di make-up. Comunque ragazzi, vi lascio nel link in descrizione il video che ho fatto l'haul di sempre questi trucchi di Shein. Detto questo, io sono carichissima. Non vedo l'ora, ci sono tantissimi trucchi da provare, quindi direi che non dobbiamo assolutamente perdere tempo. Come sempre, io vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, a lasciare un like e a commentare se il video vi è piaciuto. E niente, ragazzi, premesse fatte, direi che partiamo subito con questo testing di prodotti per vedere cosa ne salterà fuori. Eccoci qua ragazzi, postazioni make-up, era un po' che non ci vedevamo qui. Allora, io ho fatto già una base di fondotinta, in realtà non so se ho fatto una scelta giusta, perché il primo prodotto che andremo a provare è questa Shaping Wax, Brow Wax, che si chiama High Brow. Allora, io già come vi dicevo nell'haul non sono una grande esperta di cera per le sopracciglia, ma tenteremo, oggi la tenteremo, faremo delle bellissime soapy brow. Vado con questo pennellino qua. Ne prelevo un po', quanta? Tanta? Poca? Chi lo sa? Allora, e vado, magari faccio prima, non lo so cosa devo fare. Proviamo così. Non so, deve rimanere appiccicato? Non lo so. È che io ho le sopracciglia abbastanza rade, ma comunque, nonostante questo, sono belle grossettine. Quindi io non so se è proprio adatta per me questa cosa. Questo è il massimo che io posso fare? Ma perché non si attaccano proprio tipo gel, no? Tipo come quando provavo con il sapone. Non lo so. Io le lascerei così. Adesso faccio le altre velocemente, poi magari mi skillerò col tempo, chi lo sa. Questo è il risultato, vi dico la verità. Allora, non mi sento a mio agio al 100%, però non mi dispiacciono nemmeno troppo. Adesso vado un attimo a rinfoltirle con un eyeliner per sopracciglia, magari, e torniamo insieme per il prossimo prodotto. Ok, raga, questo è il risultato finale. Non lo so. Non lo so, mi sento la lupa. La lupa. Poi sicuramente senza occhi fatti sono ancora più la lupa. Tra l'altro l'eyeliner per sopracciglia non funzionava alla grande sulla wax, cioè proprio non scriveva. Sono andata più di matita alla fine. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate. Io sono di parte perché non apprezzo su di me queste sopracciglia pazze, quindi io gli do un 6 su 10 perché comunque il risultato non è terribile, ma nemmeno di mio particolare gusto. Comunque, this is it. Comunque, a parte le opinioni personali, questo prodotto non mi sembra terribile. Chiaramente non si setta più di tanto, cioè rimangono così. Quindi se vi piace un effetto più gel, non ve lo consiglio. In generale, comunque le tiene su, quindi il suo lavoro lo fa niente male, diciamo. Comunque, prossimo prodotto, passiamo al concealer. Come già vi dicevo, ho fatto già la base di fondotinta e vediamo quanta coprenza ha. Allora, la coprenza dovrebbe essere medium coverage, se non sbaglio. Lo metto nei soliti posti. Allora, la colorazione mi sembra azzeccata. Adesso vado a sfumare questo. Allora, mi sembra bello thick come formulazione, cioè non è estremamente liquido, ma comunque può essere un bene. Adesso vediamo che troppo non mi fa impazzire, però anche troppo liquido non è che sia un grande pregio, secondo me. Vediamo un po'. Allora, bello coprente, ragazzi. Questo è perfetto per l'inverno, secondo me, e solo per l'inverno, cioè d'estate non mi ci vedo per niente a utilizzare un correttore del genere, però comunque si stende abbastanza bene, non mi sembra che faccia particolare difetto. Adesso devo stare attenta che ho fatto le sopracciglia qua. Non mi dispiace, illumina molto lo sguardo. Comunque adesso vediamo se va nelle pieghette utilizzando gli altri prodotti,
per il momento non mi dispiace per niente, gli darei un 7 su 10 perché comunque non sono per quelli troppo coprenti di concealer, perché non danno un effetto molto naturale, però questo si stende molto bene, il colore è azzeccato, non mi dispiace, devo dire la verità. 7 su 10 secondo me se lo merita al momento, vediamo quanto andrà nelle pieghette nel frattempo che facciamo il resto della base, perché il prossimo prodotto è questo stick, questo pump per il contouring. Qua sono abbastanza preoccupata, non so se notate, ma è bello freddo questo marrone. Mamma mia ragazzi, è bello freddo, quindi ho paura che mi faccia effetto grigio. Un pochetto me lo fa, però pensavo peggio, vi dico. Dai, non terribile. Chiaramente è molto freddo, sapete che io preferisco i contouring un po' più caldi, però tutto sommato non è malissimo. Comunque il pigmento ce l'ha, ma alla fine basta non esagerare. E adesso vado nel naso, vediamo nel naso che effetto fa. Dai, non male, non mi sembra particolarmente innaturale, cioè è chiaro che è bello freddo, che vi devo dire. Ok, effetto del contouring not bad, vi dico la verità. Mi piace molto, mi piace la formulazione, si sfuma da Dio, comunque avete visto ci ho messo 3 secondi a sfumarlo. Bello, nulla da dire, mi piace. 8 su 10, questo mi è piaciuto molto. Passiamo al blush, che è nella stessa versione, quindi sempre con questo triangolo pump. Speriamo non sia pigmentato come quello di Rare Beauty, perché se è pigmentato come quello di Rare Beauty ne ho messo troppo. Allora, il colore vi dico mi piace, bello pigmentato, sì, però comunque vedete si sfuma, cioè non è che rimane la macchia di colore. Mi piace molto il colore, è molto rosato, che io insomma uso più blush diciamo aranciati ultimamente, quindi insomma un po' spostarsi sulla linea dei rosati non è male. Si sfuma davvero da Dio, ma da Dio proprio, bellissimo. Allora, in tutto ciò il correttore non è andato particolarmente nelle pieghette, vi dico la verità, mi sorprendono sempre questi correttori low cost. Oltre a questa situazione direi di ritornare sul blush, mi piace moltissimo. L'effetto è davvero naturale e comunque ho abbondato. Direi che gli do anche a questo un 8 su 10, anzi 8 e mezzo, perché mi è piaciuto quasi di più del contour. Ma ora andiamo a opacizzare con la cipria, questa famosa, la Insta Ready. Io direi che andiamo di questa, della cipria compatta, perché ragazzi, polvere libera, non me la sento. Mi sento già secca solo a pronunciare. Allora, prendiamo un po' di cipria e andiamo sotto l'occhio. Che bella texture che ha, com'è che si dice, impalpabile, no? Non esagero, perché sennò ragazzi qua è la fine, è la fine, mi secco tutta. Ok, allora, molto matte, non molto glowy sinceramente, non mi dispiace, vi dico, il correttore con la cipria ha fatto un po' di, non lo so, non mi piace l'effetto finale, prima era meglio, con la cipria è successo qualcosa. Potrebbe essere colpa del correttore, anzi quasi sicuramente, quindi non diamo colpa alla cipria perché comunque nel resto del viso mi piace molto. Correttore mi sa che passiamo a un 6 su 10 ragazzi. La cipria direi che gli do un 7 su 10, 7 e mezzo, niente di clamoroso, ve la consiglio sicuramente perché comunque è una buona cipria, ha un buon finish, io magari preferisco una cipria meno matte, più glowy. Ora andiamo con l'illuminante, ne andiamo a mettere 2-3 goccioline, non so quanto metterne. Si sfuma un po' male. Sarà perché ho messo la cipria o no? Non lo so, non capisco. Allora, non terribile, non si sfuma malissimo, però non meraviglioso. Poi comunque c'è questo, con questo correttore che mi sta turbando, sta diventando sempre più cakey con questa cipria, mamma mia, terribile. Vabbè, e illuminante non mi dispiace, dai, alla fine si è sfumato, non a meraviglia, adesso ne metto un po' anche qua e qua sotto. Allora diciamo che illuminanti preferisco in polvere, perché sono molto più gestibili, però comunque cioè, ha una bellissima perla, ha una bellissima luminosità, quindi non è che sono qua a lamentarmi. Ciao, guardate qua ragazzi, niente male, direi che a questo gli do un 7, perché comunque la luminosità è bella, quella che piace a me, però in crema
not a fan. Ragazzi, questa è la base. Allora, base, niente male. Spero che in video si noti il contouring, che mi piace tantissimo. Anche la parte luminosa mi piace molto. Le sopracciglia da lupa alla fine non mi dispiacciono. Il correttore con la cipria, cioè, proprio no. No, ha fatto tutto difetto, cakey, cioè sembra che io abbia il contorno occhi secco. Terribile. Tutti gli altri correttori che ho sono molto meglio, quindi questo penso che lo userò poco, ma in generale i correttori troppo thick, tipo quello di L'Oreal, l'Infallible, anche quello mi fa lo stesso identico difetto. Quindi probabilmente è una cosa mia, non lo so. Comunque non mi entusiasma più di tanto. Ho fatto una base per quanto riguarda l'ombretto con un ombretto color carne, perché adesso andremo ad utilizzare Zanzanzani, il prossimo prodotto, che è questa bellissima palettina ispirata al segno della bilancia, ovvero il mio segno zodiacale, che ha tutti questi bellissimi colori. Ne avevamo già sbocciati un paio insieme. Io direi che, allora, ero indecisa se fare un look sul viola o sul verde e arancione. Questo lillino qua mi fa impazzire, però. Quindi, cosa si fa? Io direi che vado con un viola. Allora, adesso vado a prendere un po' di questo lillino. Ok. Nessuna pigmentazione. Io e gli ombretti di Shiglam non andiamo d'accordo, ve lo dico già, ragazzi. L'anno scorso è stata la disfatta. Benissimo, il lilla non funziona. Passiamo al viola scuro. Questo viola scuro io mi auguro che funzioni. Cosa diciamo? Allora, intanto qua si vede qualcosa, il che non è per niente male. Molto sottile, però si sfuma bene. Aspetta a dirlo. Aspettiamo un attimo a dirlo. Allora, no dai, non si sfuma male, però la cialda è di questo colore e il colore sull'occhio è questo. Che mi sta a significare che è un po' poco pigmentato. Cosa dite? Ne ho visti di migliori. Ora vado con un po' di fucsia a dare un po' di dimensione. Non lo so, oddio, questo è un fucsia veramente... fluo. Vado, oh, questo pigmentatissimo, figuriamoci. Volevo solo sfumare un po', è andata a far scomparire tutto il mio viola. Cos'è questa macchia? Non so, non capisco se io non sono in grado. Stendiamo un velo pietoso. Io direi che lo lascio così, perché non ne ho veramente. Non ne ho. Allora, mo cosa facciamo? Io adesso me la tento, me la rischio, ragazzi. Attenzione. Vado a prendere questo arancione, così, e lo mettiamo al centro della palpebra. Così proviamo un po' di colori, dai. L'arancione e il viola alla fine non stanno male insieme. Allora, questo arancione, vi dico, non mi dispiace alla fine. È un po' più chiaro sulla palpebra rispetto a come si presenta sulla palette. Però il male minore. Allora, adesso prendiamo un altro pennello. Vado a prendere questo rosino qua, brilluccicoso, rosino, lillino, non lo so. E lo vado a mettere qua all'inizio della palpebra per dare un po' di luminosità. Carino. Però, raga, i colori non si sfumano tra di loro. Cioè, qual è il problema? Qual è le problème? Non lo so, ragazzi. Io direi che continuiamo con il processo, perché mi sto scocciando. Vado a prendere il viola e lo vado a mettere nella rima inferiore con un pennellino piatto. E ora prendo il pennello da sfumatura e vado a sfumarlo. Ho messo sotto nella palpebra inferiore anche l'ombretto luminoso. Adesso io lo lascio così, perché mi sono scocciata veramente. Io non ne posso più di queste palette Shiglam, giuro, non ne prendo più un'altra. Perché, ok, pigmentato l'ombretto, sì, ok, un pochino sì, ma non si sfuma, che mi sembrava si sfumasse. Fa macchia perché qua c'è un pezzo in cui non c'è ombretto. Non lo so, cioè sono brutti. L'unico bello che si salva forse è quello brillantinato, questo qua shimmer rosa. Per il resto delusa. Non mi piace il look, non mi piace.
Allora ragazzi, look occhi fatto, questo forse è sfumato un po' meglio, non ha fatto la macchia almeno questo, questo la macchia non ce l'ha, chi lo sa qua che cavolo c'era, vabbè. La palette diamogli un voto, io gli darei 6, un look occhi è saltato fuori, non mi fa volare sicuramente, gli ombretti, quelli che ho provato, sono un po' pigmentati, non una formulazione che mi fa impazzire, però comunque... scrivono. Quello luminoso, come già vi dicevo, mi piace abbastanza, quindi diciamo una media un po' di tutto, 6. Non oso immaginare se avessimo provato il verde. Mi rendo conto che il viola è una formulazione difficile da creare, è difficile per qualsiasi casa di make up, quindi non oso immaginare per She Glam, non lo so, cioè non ha fatto tutto un po' un rimescolone che non si è sfumato bene, secondo me così. Poi non so ragazzi, datemi voi dei pareri, se vi piace o non vi piace questo trucco occhi. Quest'occhio già mi piace di più, qua io vedo questa macchia che mi fa impazzire. Comunque ragazzi, prossimo prodotto, continuiamo con gli occhi e roviniamo sempre di più la situazione. Questo eyeliner bianco, che avevo già fatto vedere ovviamente all'interno dell'haul. Vediamo se scriverà, non scriverà. Chi lo sa, secondo me non ci sta neanche particolarmente bene con il look occhi, però insomma, questa abbiamo. Non scorre, che è una meraviglia. E vi dico la verità, non ha una pigmentazione tale che dici, ah, la metto sopra ad altri ombretti. Andiamo avanti. Io vi dico già che mi sembra che sta già smettendo di funzionare. Cioè, se sta già smettendo di funzionare, il fail dei fail. Vedete che già rispetto a questo è diverso? No. Posso dire? Posso dire terribile? No, no, questo... bocciato, c'è uno proprio. Basta, mi tolgo tutto, va bene solo il look occhi, ragazzi. Che non esiste, cioè guardate qua. Che colore è? Qua è mezzo bianco, comunque tutto brutto. Ma qua ha già perso tutto il suo colore. Cioè non esiste, ragazzi. Non esiste. Ok, raga, qui se non impazzisco oggi, non impazzisco mai più. E ho rimesso a posto un po' la situazione occhi, anche se a posto non è totalmente, assolutamente no. L'eyeliner bianco, come già vi dicevo, 0 su 10, l'ho tolto semplicemente. I don't give a fuck. Ora metterò un po' di mascara e poi passiamo alle labbra. Mascara messo, tra l'altro mi sono fatta la laminazione, quindi ho le ciglia tipo... che volano all'indietro, soprattutto queste infatti. Però ragazzi, ci dobbiamo accontentare. Vi dico, a guardarlo sempre di più questo look non mi dispiace troppo. Questo arancione centrale secondo me lo rende anche abbastanza carino. Comunque ragazzi, io non so, voi quando guardate i miei video cosa pensate di me? Tipo pazza lunatica. All'inizio lo odiavo, adesso insomma ho visto di meglio, ma ho visto anche di peggio. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questo look, mi raccomando. Passiamo all'ultimo prodotto, ragazzi, di questo video infinito, che è appunto questa matita per le labbra con gloss annesso della linea di Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato. Allora, io direi che con la matita andiamo a delineare, matita che sa di cioccolato, ragazzi, gloss anche, fantastico. Mi piace come scrive la matita. Non è né troppo morbida né troppo dura, quindi si riesce a stendere perfettamente. Vado a colorare anche un po' l'interno, soprattutto i lati. Mi piace molto anche, vi dico, come sta con il viola questo rossetto. Non mi dispiace. E andiamo ora con il gloss. Veramente cioccolato, raga. Vi deve piacere, a me sapore cioccolato, a meno che non sia cioccolato vero, non è che mi faccia volare, però alla fine è abbastanza leggero. Anche la formulazione di questo gloss mi piace tantissimo, perché anche se abbondi, comunque rimane super attaccata alle labbra, non fa quel...
quell'effetto tipo cicles, no? Che fa tutto il filo, che fa schifo. Bello, bello. Prodotto labbra, raga, 8 su 10, 8 e mezzo, al pari del blush. Cioè, mi piace davvero tantissimo e soprattutto super portabile, non mi dà l'effetto di appiccicoso per niente. Questo è il look finale, ragazzi. Cosa ne pensate? Che ne dite? Allora, sicuramente il risultato finale non mi dispiace, non è terribile. Queste labbra mi piacciono tantissimo, super juicy. E anche la base mi piace molto. E il make-up occhi, io vedo dei difetti che mi danno un po' fastidio, dovuti un po' dagli ombretti, dovuti un po' forse anche da me. Però, tutto sommato, non mi dispiace. Ricomprerei tutto più o meno, tranne assolutamente no, Mega X sopra, zero, non li comprate, raga. Questo eyeliner, assolutamente no. La palettina, vi dico, rispetto a quella dell'anno scorso, 10 a 0, assolutamente, perché siamo riusciti a fare un look occhi decente. Però, diciamo che She Glam con gli ombretti non è un'esperta, secondo me. Secondo me. Spero che vi abbia aiutato questo video a scegliere se comprare o meno un prodotto di She Glam. Diciamo che questi testing make-up sono anche un po' per quello. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate like e commentate. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando, come sempre, un bacione e ciao!